Un grande applauso per Andrea Brunoni. Andrea, quando vuoi, tasto rosso. Ok, via. Buongiorno signori, mi presento, sono Andrea Brunoni e vengo dall'Istituto Alberghiero di Desenzano del Garda, dove sto frequentando il quinto e ultimo anno di studi e ho 18 anni. Prima di preparare la vostra comanda vi servo dell'acqua per pulire il vostro palato e prepararlo alla ricezione del mio espresso. Decido di servirvela con il decanter per richiamare una delle fasi di preparazione del cappuccino, che è appunto la decantazione della schiuma. Prima ho servito la signora perché il Galateo impone questa nobile arte. Che gentleman! Io vi ringrazio anticipatamente, signori, per la vostra presenza e vi auguro una buona degustazione. Ora inizio con la preparazione del mio espresso, descrivendovi quella che è la mia miscela. La miscela che vado a utilizzare è la miscela Gran Gourmet della torrefazione Trismoca, che, come dice il nome, è una miscela da gran buon gustai, composta da un 90-95% di arabica proveniente da quattro zone geografiche: Brasile, con due varietà, Santos Pergamino Sul de Minas, un caffè naturale le cui piantagioni crescono a un'altura di 1300 metri, e Cereia Passita, che insieme alla precedente varietà donano alla miscela un sentore di cioccolato. Poi Guatemala, un caffè questa volta lavato che conferisce sentori cioccolatosi, passando poi per Colombia, che conferisce alla mia miscela un retrogusto mandorlato, e infine India, che conferisce sentori speziati. Signori e signori, si vede che è uno studente, l'ha imparata bene la lezione. Grande Andrea! Grazie. La mia miscela si presenta con un tasso di caffeina che si aggira intorno all'1,2%. Si presenta con un colore di crema leggermente chiara e tigrata, dalla tessitura fine. Al naso e alla bocca si percepiscono sentori, come ho precedentemente detto, di cioccolato e di cacao, con note floreali e speziate, con un retrogusto lievemente mandorlato e agrumato. Ecco a voi, signori, il mio espresso, sperando che possiate riscontrare le caratteristiche da me elencate. Io vi auguro una buona degustazione, ringraziandovi per la vostra partecipazione. Scusate se tremo, ma anch'io, come la precedente collega, ho un po' di emozione. Bravo Andrea, applauso! Ora, signori, vado a preparare il cappuccino per preparare la bevanda principe delle nostre colazioni. Ho scelto di utilizzare il latte al cappuccio della centrale del latte di Brescia, che grazie al suo elevato contenuto di grassi pari al 4,4%, ma soprattutto di proteine pari al 3,4 grammi per litro, porta alla produzione di una schiuma densa, morbida e molto compatta al contatto con il palato. La schiuma si forma per effetto delle proteine che, a contatto con l'aria, inglobano molecole di aria, perdono parte della loro struttura e formano questa magnifica schiuma. Oltre a questa funzione, le proteine svolgono anche una funzione di emulsionante, mentre i grassi presenti, oltre a svolgere una funzione di addensante, intervengono nel gusto del cappuccino. Questa spiegazione di Andrea ci fa capire quanto i veri baristi, quelli che ci credono, siano amanti del caffè, ma non del caffè fino a se stesso, del caffè dalle origini alla tazzina. Bravo Andrea. Grazie. Ora, signori, mentre preparo le basi espresso per il mio cappuccino, vi voglio dare una piccola descrizione sull'origine storica e etimologica del cappuccino. Infatti sembra che il mio cappuccino sia il mio, speriamo quello di tutti i baristi, cappuccino sia nato nel 1863, quando il beato padre Marco Daviano si trovava a Vienna per motivi religiosi
e gustando un caffè in una bottega lo ritenne molto aspro e acido, così decise di allungarlo con del latte e da qui sembra tragga origine questa magnifica bevanda. Però anche il padre postulatore della sua canonizzazione la ritenne senza fondamenti, tanto che si pensa che la bevanda come la conosciamo noi oggi sia nata attorno al 1901 dopo la presentazione del brevetto di Luigi Bezzera a Milano nella fiera, grazie all'invenzione della macchina espresso che oggi utilizzo con la macchina Rancilio. Grazie. Ora i nostri giudici sensoriali andranno a controllare la bontà di questo cappuccino, che deve essere buono a tutti e cinque i sensi, al gusto, alla vista. La crema è molto importante, la consistenza soprattutto, la persistenza della crema. L'equilibrio tattile e gustativo sono tra le più importanti caratteristiche che i nostri giudici dovranno determinare. Posso sapere il tempo, per favore? 6:10. La fase è delicata, ma Andrea, il pubblico tutto dalla tua. Facciamoci sentire, Montichiari! Vediamo Andrea come vada a dividere la crema per effettuare due versate per i due differenti cappuccini. Ed ecco anche l'ultimo! Ecco a voi signori il mio cappuccino, sperando che questa breve descrizione sulla sua origine sia storica che etimologica possa donare un valore aggiunto alla vostra degustazione. Io vi ringrazio per il vostro ascolto e per la vostra partecipazione e vi auguro ancora una buona degustazione. Grazie signori. Bravo Andrea, siamo a 7:50. Intanto alla vostra sinistra si sta preparando l'insegnante Orazio Saretto. Ora signori vado a preparare la terza e ultima parte della vostra comanda. Dopo gli espressi e il cappuccino vado a prepararvi una bevanda analcolica a base espresso per completare la prova. Per preparare questa bevanda rispetto le solite preparazioni per un buon espresso, perché non bisogna mai sottovalutare l'espresso anche se andrà a completare un'altra bevanda. Per questo opero sempre una pressatura di 20 kg, una pressatura sempre omogenea. Sperando in 4 espressi, sempre al massimo delle loro caratteristiche. Sentiamo che come la spiegazione della bevanda sia molto importante, in quanto i giudici dovranno andare a verificare quanto ci dice Andrea sia riportato poi in tazza, molto importante. Prima di versare l'espresso nelle coppette da cocktail vado a versare del cioccolato del cru 55% per esaltare ancora di più
la mia miscela e il mio espresso, visto che i sentori che spero avete riscontrato nel mio espresso, per esaltarli appunto nel migliore dei modi. Siamo a 10 minuti, Andrea. Ora vado a shakerare un po' di panna che poi verserò sul mio cocktail per creare uno strato bianco e per completare il mio cocktail appunto con questo ingrediente. Ricordiamo che tre di questi partecipanti andranno in finale, quindi facciamogli un applauso! Diamogli un po' di carica, Montichiari! Notiamo l'uso della bar spoon per effettuare un cocktail analcolico stratificato. Ora, per completare la mia bevanda, vado a grattugiare un po' di cioccolato 72% aromatizzato all'arancia e alla cannella per completare le sensazioni che spero abbiate percepito nel mio espresso, visto che contemplava nelle sue qualità e caratteristiche sentori speziati e agrumati. Bravo Andrea, siamo all'ultima fase, 12:15. Ecco a voi signori la mia bevanda, che ho deciso di chiamarla Trish in onore della torrefazione Trish Mocha, che mi ha gentilmente concesso questa opportunità di crescere sia professionalmente che culturalmente, e anche perché sono tre gli ingredienti che compongono la mia bevanda. Io vi consiglio di degustarla subito senza perdere alcun tempo e vi ringrazio per la vostra partecipazione, la vostra presenza e il vostro ascolto, e vi auguro una buona degustazione. Grazie signori. Bravo Andrea! Vediamo come abbia Andrea, abbia addirittura avanzato del tempo e sia ora in fase pulizia della macchina, cosa importantissima nel caffè. E ora signori, per completare la vostra degustazione, io vi consiglio una piccola goccia di cioccolato 75% se volete completare, ecco, la vostra degustazione con una piccola chicca di cioccolateria. Vi servo dell'acqua se poi alla fine volete pulire il vostro palato. Un minuto! Visto che ancora un minuto, volevo allora presentare la mia mise en place. Ho voluto presentare una pianta del caffè per dare maggiore importanza alla mia prova, e qui vedete dello zucchero aromatizzato alla lavanda, alle rose, zucchero di canna e zucchero semolato. Io vi ringrazio ancora per la vostra presenza e il vostro ascolto signori, grazie di tutto. Bravo Andrea, Montichiari, vi è piaciuto Andrea? Stop!